Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Scopriamo insieme le creazioni in resina. E come vedete c'è una creazione enorme, sono sporca di rossetto. Vabbè, e comunque, ovviamente il video della creazione enorme l'ho visto da Erika Kawaii. E da quando ho annunciato di voler fare questa creazione volevo insomma provarci. E ho colto l'occasione perché ho trovato questo stampo dai cinesini a soli 4 euro. Ed è gigante perché è per una torta. E niente, quindi iniziamo subito. Allora, vi faccio vedere prima le cosine semplici. Allora, ho fatto questi rossetti gommosi perché li vorrei usare in un do it yourself. Non si vedono, aspettate, la magia della messa a fuoco che non funziona, va bene. E ne ho fatte di diversa tipologia, cioè ne ho fatti diversi insomma, ma questo, poi ce ne sarà qualche altro spasso. Poi ho fatto le caroncine. Non so se riuscirò a aspettare la fine del video per vedere questa, sono troppo curiosa. Allora, ho fatto queste caroncine gialle, perché come avete capito il giallo mi è avanzato un casino e allora l'ho colato. Sono carinissime, magari per fare qualche creazione estiva, visto che è finita l'estate. Poi ho fatto questi, che sono i cupcake. Allora, questo stampo è super opaco, però non so se vi ricordate in uno scopriamo insieme le creazioni di resina molto 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 lontano, e l'avevo lucidato ed era venuto super carino. È molto semplice. E poi ne ho fatti altri due. Oddio, questo è con la resina di scarto, perché in realtà volevo ottenere un colore biscotto e ho mischiato smalto e gessetto. Non lo fate, perché questo è il bellissimo risultato. E poi l'ultima creazione è caduta fuori. Purtroppo lo smalto non si amalgama per bene alla resina, a volte dipende dal tipo di smalto. E niente, quindi questa la cestinerò, credo. Poi ho fatto una ciambellona, vediamo come, no, ho usato lo smalto, ok, diciamo che potevo colorarla meglio e insomma non è venuta proprio un granché, però lo stampo è troppo figo, l'ho usato anche per fare lo squishy mi pare. Poi ho fatto questo, vediamo che è un orsetto. Pucciosino, questo è pucciosino, che orsetto pucciosino, è molto carino, anche se il colore non si è amalgamato bene, il rosso e il bianco, vedete c'è qualche striscia. Poi ho fatto un unicorno bianco con qualche bolla. Questo stampo a me non piace tantissimo, infatti l'avevo usato diciamo perché mi era avanzata della resina. Poi la bicicletta misteriosa, questo stampo fa schifo, è orribile, ve lo giuro, però ogni volta la bicicletta viene in modo decente. Oh, ho parlato troppo. Brava Nancy. Però se vedete, aspetta, vediamo se capisco qual è il lato che si è staccato così. Se vedete comunque a parte le bolle c'è la resina, passa anche da queste strisce sottilissime, è un mistero. Cioè, le altre volte non si era rotta, questa volta sì, perché parlo troppo. Poi ho provato a fare una creazione resina con questo stampo che avevo comprato da Arte Deco, ed è della stamperia ed è enorme. L'avevo un po' smollata prima perché altrimenti ci stavo 3 ore. Ecco, ci sto 3 ore lo stesso. Ok. Oh, non è venuta tanto male, fa un po' schifo. Che è successo qua? Lo smalto ha uno strano effetto. Comunque è una torta panna e cioccolato. Forse potevo colorare anche questo strato. Magari lo colorerò dopo. Non so cosa farci, forse un fermacart, perché è veramente enorme. Poi ho fatto con questo stampo emoji, delle emoji. Vediamo. Che carino! Ecco, vedete anche qui lo smalto non si è amalgamato per bene. Uffa. Poi che carino, volevo farci tipo un bracciale con tutte le emoji, vediamo questa. No, sono troppo cucciosine. Oddio, è volata. Ho recuperato quella che è finita per terra. Che carine, sono troppo carine, mi piacciono troppo. Fatemi sapere se vi piacciono. Poi
poi questo stampo lo possiamo buttare. Allora, ho fatto due cuori. Ok. Ok. Questo con Bushin mentre mangia la ciambella. Diciamo che ho fatto tutto un po' storto. Ho messo sia lo sticker principale che quelli in sfondo storti. Però è carino lo stesso. E poi un'altra creazione. No! Un vaso macchiato. Comunque era Pushin unicorno con tanti tanti glitter, però si è macchiato lo sticker, uffa. Poi ho fatto quest'altra creazione con lo sticker, mi pare che c'era, sì, che carina. Diciamo che poteva venire meglio. Ah, perché lo stampo è comunque opaco, quindi farò lo strato di resina. Non so perché mi è venuta così. Che cosa strana. Va bene. Io faccio gli sperimenti anche con le creazioni in resina. Ok, poi c'è il gattino. Che figo il colore di questo gattino, perché è grigio scuro con questi puntini neri. E poi, come vedete, devo disegnare il faccino. E poi c'è anche il coniglietto. Questo è di uno scoprime resina veramente vecchissimo, perché mi ero scordata di tirarlo fuori. E infatti, guardate un po' come è diventato lo stampo. In effetti non erano tante creazioni. Comunque, oddio, qua volano cose. Siamo pronti? Allora, premetto che mi sono accorta che un pezzo di sticker si è macchiato. Numero 2, ho scelto un'immagine veramente difficilissima da ritagliare, per cui credo che ci sia, cioè, siano rimaste delle parti bianche. Vabbè, iniziamo. Secondo voi, come l'ho fatta? Rispondete adesso senza guardare il video, cioè senza proseguire col video. È veramente enorme. Comunque è carina questa cosa, perché Lady Giorgia l'ha fatta quadrata, Erika rotonda, io col cuore. Yeah. Ho spostato tutto senza guardare la creazione. E oh, che figa! Oddio, perché lo stampo è opaco? Lo stampo è opaco, che stupido, non me ne sarò accorta. Allora direi di fare una cosa. Ok, piccola premessa, ci sono così rimasta male che lo stampo era opaco che ho deciso di colare lo strato di resina trasparente per farlo diventare lucido con voi, perché non vedo l'ora di vedere l'effetto. Allora, lo sticker che si era sporcato era qui e qui, comunque ora faccio uno zoom magari. E come vedete è stato molto difficile da ritagliare, perché è un'immagine tutta intera, non sono spezzettate, cioè in realtà io potevo dividerle le silo fra di loro, però ho deciso di tenerle unite per non modificare l'immagine, che a me piace tantissimo così. Cioè, guardate la differenza, forse non si nota la differenza, però vi giuro che il risultato è completamente diverso. Adesso si vedono tutti i tipi di glitter. Allora, adesso ne metto un altro po'. Ne ho colata tantissima, pensavo non mi bastasse. E niente ragazzi e ragazze, dopo questo esperimento di creare lo strato trasparente insieme a voi, ho fatto la luna storta. Sono andato. Allora, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi faccio vedere meglio la creazione, adesso è lucidata. Come vedete, un po' di resina è uscita fuori, infatti ora la sistemo, levo la resina di qua perché sennò si attacca al come si chiama, alla tovaglietta. E niente, vi mando tanti tanti baci, fatemi sapere se le creazioni o comunque questa vi sia piaciuta. Io ne farò altre perché veramente sono stupende e poi posso utilizzare sticker più grandi. E niente, vi mando tanti tanti baci, al prossimo video. Ciao!